A tutti, non so se è partito, ma la mia voce spesso peggio del microfono. Eccomi. Buonasera, grazie. Scusate il ritardo, ma abbiamo mandato troppi soldi per le armi in Ucraina, noi avevamo per i treni italiani, quindi si è fermato e siamo dovuti scendere e hanno detto arrangiati, vedete come fare, canoe, cose, usate qualsiasi cosa, i soldi servono per i bulldozer in Ucraina. Perché il conflitto è nato è il libro che presenterò oggi. La mia ultima inchiesta è un'inchiesta sulle responsabilità di Stati Uniti e NATO nel conflitto in Ucraina. Un conflitto che noi pagheremo, stiamo pagando personalmente sulla nostra pelle, perché siamo ormai entrati in una economia di guerra a tutti gli effetti. Il caro energia avrà un effetto devastante su tutto il tessuto economico italiano. Non ci saranno aziende che ne usciranno indenni, perché che sia la grande acciaieria energivora o la piccola bottega a conduzione familiare, una bolletta dell'energia decuplicata non potrà pagarla nessuno. Intanto questa è la strada che abbiamo davanti. Le prime due bollette sono già arrivate, quella di luglio e quella di agosto. Molte aziende già non sono riuscite a pagarle, nonostante non si è raggiunto ancora il picco. Dalla terza in poi ci saranno i distacchi energetici, quindi comincerete da ottobre, e ve lo potete già segnare perché ve la do come certezza, vedrete purtroppo crollare centinaia e centinaia di aziende. Io in questo periodo ho fatto un giro per i mercati, non i mercati finanziari, ma i mercati che contano, quindi i mercati rionali, parlando con tantissima gente. Per esempio una gelateria l'altro giorno mi raccontava, stava chiudendo, era l'ultima settimana di apertura, perché dice dovrei mettere una pallina di gelato a 5 euro. Con il listino alla mano mi ha fatto vedere che lo zucchero è aumentato del 25%, il latte è aumentato del 20%, il costo dell'energia è quadruplicato, ha detto o metto la pallina di gelato a 5 euro oppure devo chiudere, quindi chiuderò in attesa di vedere come andrà a finire questa storia. E purtroppo questa storia andrà a finire sempre peggio, perché qualsiasi sia il governo dal prossimo 25 settembre sono tutti allineati sulla stessa posizione: mantenere le sanzioni alla Russia e quindi ovviamente lasciare invariato quello che sarà il problema dell'energia, un problema che nessuno può risolvere se non adottando l'unica soluzione possibile, che è quella di togliere le sanzioni alla Russia e quindi incominciare un dialogo con chi è il nostro primo e attualmente insostituibile fornitore. Poi mi rendo conto che qualcuno può definirlo a Putin e la Russia in qualsiasi modo, questo poi lo vedremo. Una cosa è una certezza: non c'è la possibilità di sostituirlo in questo momento. Quindi adesso la decisione non è sosteniamo l'Ucraina o sosteniamo la Russia, ma è sosteniamo gli interessi americani in Ucraina o gli interessi nazionali italiani. E tutti i governi stanno optando per sostenere gli interessi nazionali americani in Ucraina, perché questo è quello che stiamo facendo e questo è quello che io vi dimostrerò con questa inchiesta. Perché poi molti mi dicono sì, però c'è un paese invaso e c'è un invasore, c'è una guerra in atto, c'è un dittatore da sconfiggere. Qualche frase è parzialmente vera, altre sono false, ma questo lo dimostreremo con questa mia presentazione. Quindi, perché il conflitto è nato? Parte da una frase di Putin, che è la prima che ha dato il via alla mia inchiesta. Ho voluto subito indagare su quella frase perché è quella che ha scandito quella che lui chiama l'operazione speciale. Lui parlava di denazificare l'Ucraina. Ora, fermo restando che noi sappiamo e c'è la certezza che l'Ucraina non è un popolo nazista, né lo sono i cittadini ucraini, però lui parlava di un problema nelle istituzioni ucraine, nel governo ucraino, in chi decide quali devono essere le politiche portate avanti dai governi che si sono susseguiti dal 2014 in poi. Quindi è lì che sono voluto andare a vedere. Non mi bastava questa frase dei fact checker, quando per rispondere a un rapporto di Freedom House, la più grande organizzazione
pro democrazia, che nel 2018 diceva: ah, facciamo attenzione perché in Ucraina c'è un problema di sviluppo democratico dovuto agli estremisti di estrema destra. Come rispondono i fact checker in Italia? Dicono: questo problema, a nostro avviso, non è grave, esiste sicuramente questo fenomeno, ma non è grave, e si basano sull'indice di voto. Dicono: questi partiti alle elezioni hanno preso il 4,7% dei voti, addirittura Svoboda ha ottenuto il 2,2% dei voti in altre elezioni, quindi sicuramente non ci può essere un problema legato a questi fenomeni in Ucraina, altrimenti qualcuno addirittura dice che è stato il mantra del mainstream italiano, dovremmo averlo anche noi, perché in Italia sappiamo che ci sono dei partiti neonazisti che si sono presentati alle elezioni avendo delle cifre, delle percentuali irrisorie. Quindi questa è la difesa del mainstream: prendono poco alle elezioni, ergo non sono un problema. Quindi Putin ha fatto un'operazione che ha nascosto dietro questa denazificazione, ma in realtà c'era poco o nulla da denazificare. Invece, che cosa? Il microfono sono io. Lo sa? Sì. Ci sono? C'è Ok. Santiziano. Santiziano? Ok. Allora, l'indagine inizia da qui. Sono andato un attimo a riprendere invece i media del 2014 e mi sono reso conto che si ponevano una domanda ben diversa. Nel 2014 si chiedevano: cosa ci fanno gli ultranazionalisti xenofobi nel nuovo governo che dovrebbe essere europeista e democratico? Tant'è vero che ben quattro ministri, compreso un vice primo ministro, addirittura il ministro della difesa, provenivano da quel partito Svoboda, che prima ci dicevano: non vi preoccupate, non è un pericolo perché prende soltanto il 4% e il 2% alle successive elezioni. Eppure nel 2014, dopo quella che chiamano la rivoluzione democratica, proprio da quel partito arrivavano ben quattro ministri. Quindi questa è la prima anomalia: se la rivoluzione è stata democratica, se a portare avanti quella rivoluzione veramente, come ci dicono, è stato il popolo stanco, deluso da un presidente che non voleva abbracciare la causa europeista, come mai che non abbiamo trovato al governo i vertici di quei movimenti popolari e abbiamo trovato invece i vertici dei partiti neonazisti? Partiti neonazisti che, guarda caso, erano in quella piazza e probabilmente si resero responsabili di quegli oltre 100 morti che ci furono, perché 40 morti ci furono circa nella piazza, altri 40 furono bruciati vivi poco dopo nel palazzo di Odessa, quindi nella casa dei sindacati di Odessa. I partiti neonazisti hanno sempre detto che è stato soltanto merito loro se hanno costretto il presidente ucraino a fuggire improvvisamente di notte con la macchina crivellata di colpo, e quindi si sono sempre resi loro responsabili di quel cambio di governo, e invece no, ai nostri media ci dicevano qualcosa di estremamente diverso. Eppure, se noi guardiamo la compagine di governo dopo quella rivoluzione democratica, troviamo realmente quattro ministri del partito Svoboda. Andiamo avanti, perché guardate che cosa accade a un certo punto. Accade che questi membri dei partiti neonazisti decidono di dimettersi. Perché decidono di dimettersi? Perché evidentemente l'Unione Europea e la NATO, che erano dietro questa operazione, come poi dimostrerò, si erano resi conto che non potevano presentare un governo in Europa con personaggi provenienti da partiti di matrice neonazista. Quindi li fanno dimettere, ma ovviamente chi si è reso responsabile di quella rivolta, chi è convinto di essere stato l'unico artefice del cambio di governo, vuole però mantenere il potere. Quindi è chiaro che loro abbiano detto: noi andiamo via dal governo, andiamo via, quindi di facciata, andiamo, lasciamo i nostri incarichi, però vogliamo mantenere il potere. Come manterranno il potere? Lo manterranno in questo modo. La prima cosa, il battaglione Azov, il loro battaglione Azov, che ufficialmente è un battaglione di
matrice neonazista, è stato creato dal suprematista bianco Bielenski, è stata un battaglione accusato dall'OSCE, dall'Alto Commissariato dell'ONU, da Human Rights Watch, di crimini di guerra, di torture, di omicidi, ha avuto le peggiori incriminazioni da organismi come, ripeto, come l'OSCE e come l'ONU. Eppure il capo di Stato Maggiore del battaglione Azov, tale Vadim Trojak, diventa il capo della Polizia Nazionale e poi il vice ministro dell'Interno, e il battaglione Azov viene inglobato nella Guardia Nazionale. Quindi un battaglione accusato di questi crimini dalle grandi organizzazioni internazionali fa due cose: la prima è entrare a far parte della Guardia Nazionale ucraina, e la seconda è quella di esprimere uno dei propri leader come addirittura vice ministro dell'Interno e capo della Polizia Nazionale. Tant'è vero che questa è una cosa, come vedete, che ha denunciato anche il Jerusalem Post. Dice: che cosa ci fa il comandante del battaglione Azov a capo della polizia? Poi succede un'altra cosa molto strana. C'è un altro battaglione invece che si chiama il battaglione Haidar, dove l'ex comandante del battaglione Haidar, quindi sempre un battaglione neonazista, sempre un battaglione accusato di diversi crimini, diventa il governatore dell'oblast di Odessa, quindi del principale oblast ucraino, diventa, lo vedete, Maxim Marchenko, da ex comandante del battaglione Haidar, diventa il governatore di Odessa. E guardate che cosa scriveva Amnesty International: diceva, dovete fermare immediatamente gli abusi di questo battaglione Haidar, perché sta commettendo sequestri di persona, detenzioni illegali, maltrattamenti, rapine, estorsioni e forse anche esecuzioni. Eppure il leader di questo battaglione invece diventa il capo dell'oblast, il governatore dell'oblast di Odessa. Quindi guardate, queste cose sono tutti dati incontrovertibili, ma nessuno può giustificare come mai dopo una rivolta democratica troviamo invece ad occupare ruoli di potere. Il motivo è molto semplice: erano andati via dal governo, ma volevano comunque il pieno controllo dei governi in Ucraina. Come puoi avere il pieno controllo del governo in Ucraina se governi l'esercito? Ora vi faccio vedere un'altra slide, eccola qui, quella di Dmitry Yarosh, che addirittura diventa l'advisor del capo delle forze armate. In pratica loro hanno preso in mano le forze armate, la Guardia Nazionale, il capo della polizia, il vice ministro dell'interno, il pattugliamento delle strade, perché gli è stato dato anche questo come incarico ufficiale. Quando hai in mano l'esercito, la Guardia Nazionale, la polizia e il pattugliamento delle strade, tu del governo non hai più bisogno, perché tutti i governi che si andranno a susseguire da quel momento in poi devono portare avanti il tuo programma, altrimenti gli puoi organizzare un nuovo golpe dal giorno alla notte, soprattutto se hai dalla tua parte anche gli apparati americani, come poi vedremo. Se c'è questo binomio apparati americani ed estremisti locali, è il binomio che ha caratterizzato la strategia della tensione in Italia, è il binomio che ha caratterizzato i cambi di governo in Sud America durante le operazioni come l'operazione Condor, che ha rovesciato governi socialisti in favore di dittature sudamericane, ed è quello che è successo anche in Ucraina. Quindi è il binomio veramente, un binomio rosso come il colore del sangue, che questi tipi andranno a spargere. Vediamo nella foto che Zelensky addirittura costretto a riunirsi con tutti i capi di questi battaglioni per decidere le linee del governo. Quindi questa è un'immagine ufficiale. Bellingcat è un sito di giornalismo investigativo. La fotografia di Zelensky costretto a riunire tutti i rappresentanti di gruppi di estrema destra, perché è da loro che devono arrivare l'ok per le linee guida della politica da portare avanti. È cosa assurda, però questa è una testimonianza importante che io vi porto. Tutti i presidenti che si sono susseguiti in Ucraina hanno dovuto elemosinare gli accordi con i leader di estrema destra, addirittura consacrandoli. Quindi abbiamo per esempio l'esempio, ve ne faccio vedere entrambi, Stepan Bandera, considerato dall'Unione Europea come un criminale di guerra e come un fiancheggiatore del nazismo, è stato invece
consacrato come eroe nazionale dell'Ucraina dal presidente ucraino nel 2010. A seguire, lo vediamo anche più di recente, Zelensky ha dovuto conferire al comandante di settore destro l'onorificenza di eroe dell'Ucraina. Questo è proprio un segnale che loro devono dare a questi battaglioni per dire: siamo nelle vostre mani, siamo consapevoli che comandate voi dall'esterno, tant'è vero che vi rendiamo eroi dell'Ucraina appena arriviamo al governo. Qui c'è una immagine ancora per farvi capire la sudditanza dei governi in Ucraina a questi battaglioni, addirittura il primo ministro che è stato costretto a salire sul palco di un concerto organizzato da una figura di estrema destra accusata di omicidio e interpretato da una band neonazista. Se voi guardate le foto di quel concerto c'è una svastica enorme, il primo ministro di un paese che aspira ad entrare nell'Unione Europea che è sul palco con questi personaggi. Perché lo fanno? Non gli converrebbe farlo, ma perché lo fanno? Perché la sudditanza è piena, cioè loro non possono fare altro che rispondere a queste organizzazioni, perché potrebbero organizzare un cambio di governo in Ucraina dal giorno alla notte, grazie al supporto degli americani. Ci arriviamo tra un secondo. Questa è un'immagine che voglio mostrarvi. Lui è un oligarca, si chiama Kolomoisky, è il proprietario della principale TV ucraina ed è anche il proprietario della principale banca ucraina, quindi un oligarca potentissimo, proprio quello da cui Zelensky diceva che avrebbe preso le distanze. Nei Pandora Papers risultano i finanziamenti dati da questo oligarca a Zelensky, perché lui l'uomo che lo ha creato in vitro. Zelensky è stato creato da quel personaggio con un'operazione che io ho sempre definito di ipnosi politica. Fate conto che hanno creato sul canale di Kolomoisky, sul canale televisivo, una sitcom televisiva che si chiamava Servitore del Popolo, dove c'è un personaggio che interpreta un avvocato. Questo avvocato diventa presidente dell'Ucraina per fare gli interessi del popolo, per combattere contro gli oligarchi, per fare la pace con la Russia e per lavorare per una Ucraina libera, un'Ucraina di pace. Questo è il personaggio, il presidente perfetto di quella sitcom che si chiama Servitore del Popolo, interpretata dall'attore Zelensky. Dopo 2 anni e mezzo di che questa sitcom entra in tutte le case degli ucraini presentando il personaggio di questo presidente perfetto, sotto elezione finisce la sitcom e Servitore del Popolo diventa il nome di un partito politico. Quindi il nome della sitcom viene trasferito ad un partito politico e l'attore che interpretava il presidente perfetto della sitcom diventa il candidato reale alla presidenza dell'Ucraina. Questo si chiama ipnosi politica. La gente è andata a votare Zelensky convinti di votare il presidente perfetto, come se io andassi in ospedale chiedendo di essere operato da Dottor House perché ho visto in TV che è uno bravo con le operazioni. È quello che è accaduto. Quindi vediamo invece qual è il ruolo degli apparati americani. Il ruolo degli apparati americani io l'ho trovato, poi ovviamente ho approfondito nei documenti desegretati, ma bastava andare sul Sole 24 Ore del 2014. Ora vorrebbero prendere a morsi questo articolo i giornalisti del Sole 24 Ore. L'Ucraina vara un governo di ministri stranieri selezionati da cacciatori di teste. Quindi 2014 cade un governo, ci hanno detto, in maniera per una rivolta democratica, però al governo arrivano i neonazisti e poi un governo di stranieri. Chi sono questi stranieri? Americani. Arrivano americani al governo in Ucraina nel 2014. Cioè ministri che gli hanno dovuto dare la nazionalità ucraina la settimana prima di conferirgli l'incarico di ministri. E chi li ha selezionati? Perché dice: selezionati a cacciatori di testa, sotto è scritto il processo di... Questo mi alzo un attimo e ve lo indico col dito, perché questo è fantastico. Il processo di headhunting, quindi di selezione di un governo democratico, di un paese che dovrebbe essere democratico, è stato sostenuto dalla Fondazione Renaissance, del finanziato dal miliardario americano di origini ungheresi George Soros. Sole 24 Ore. Il governo è stato selezionato da cacciatori di teste, finanziato da un americano
che si chiama George Soros e che ha messo dei ministri americani e qualcuno che proveniva dal Dipartimento di Stato. Ora, cosa di democratico trovate voi in tutto questo? Quanto c'è il ruolo degli ucraini liberi che andavano in piazza per i propri diritti in tutto questo? In degli speculatori americani che pagano per selezionare i ministri di quel governo e mettono dei ministri stranieri in Ucraina? Nulla di tutto questo. Se una cosa del genere fosse avvenuta in Russia, immaginate, Putin che finanzia un governo, ministri russi in un paese straniero, invece per gli americani è tutto normale. Il Sole 24 Ore gli dedica addirittura due articoli. Queste sono le verità che noi dobbiamo far venire fuori, perché sono incontrovertibili e perché noi per questi meccanismi qua, per questi interessi qua, stiamo per distruggere totalmente, definitivamente, il tessuto economico del paese. E queste cose si devono sapere, perché ci parlano di sostegno da dare all'Ucraina, perché l'Ucraina merita la democrazia, perché gli ucraini meritano di scegliere, perché gli ucraini non devono avere ingerenze esterne. E queste che cos'erano? Adesso vi faccio arrabbiare perché ve ne racconto altre. Questo libro ha fatto arrabbiare tanti, perché io ho fatto parlare solo loro. Io nel libro, ci sono le slide, le foto, tutti documenti americani, in cui gli americani si raccontavano quello che stavano facendo in Ucraina. Quando fai parlare loro, li mandi in tilt, perché è il mainstream che scrive, non è Francesco. Se avessi detto Francesco Moglio Soros, sa, il solito complottista che vede Soros da tutte le parti. Sole 24 Ore del 2 dicembre 2014. L'hanno chiamato anche cacciatore di testa, mai nome fu più appropriato. Eccolo qua. C'è anche la cifra che ha pagato Soros per sostenere due società coinvolte nella selezione di personale. Cioè, parlano come se fosse una multinazionale. Stanno parlando di un governo che dovrebbe essere democraticamente eletto. E giustamente Soros, intervistato alla CNN, dichiara di aver contribuito a rovesciare il regime filorusso. Certo, è che è normale che un multimiliardario speculatore fa un'intervista con un canale e dice sì, io ho contribuito a rovesciare un governo. Questa è la democrazia in Ucraina e questo è quello che Putin avrebbe dovuto dire: ah, ok, va bene, bravo, sei venuto alle porte, hai rovesciato un governo filorusso per mettere personaggi del Dipartimento di Stato a capo in Ucraina con ministri che se gli togli la maglietta hanno le svastiche sul corpo. Perché poi ci sono giornali oggi in Italia che se esce un articolo su fanpage ti dicono che tu stai appoggiando i neonazisti, poi stiamo mandando armi a personaggi che hanno le svastiche sul corpo e ti dicono no, quelli non sono svastiche, sono dei simboli runici, quando mai? Questo sta accadendo. Ovviamente il presidente ucraino che cosa fa? Nomina Petro Poroshenko, il presidente voluto dagli americani dopo la rivolta, nomina il filantropo George Soros come l'ordine della libertà. Questo è per farvi capire. Questa poi è l'immagine per me in assoluto più inaccettabile che ho messo. Questa immagine la trovate anche nel libro. No, tutte le immagini che vi ho mostrato sono tutte nel libro. Perché questi non sono due personaggi a caso. Lui è l'ambasciatore americano a Kiev, ma lei è la portavoce del Dipartimento di Stato americano. Cioè come se fosse il ministro degli esteri, che si trova in piazza a Kiev fingendo di distribuire panini ai rivoltosi. Ma prima di questo era sul palco col senatore John McCain a incitare i rivoltosi contro il governo. Allora proviamo a immaginare, che voglio che la gente capisca, provate a immaginare rivolta di movimenti di estrema destra in Italia contro il governo Draghi. Draghi costretto a fuggire con una macchina crivellata di colpi e sul palco il ministro degli esteri russo col portavoce del Cremlino sopra un palco. Cosa direbbero in Italia? Cosa accadrebbe? Immaginate che quello che succede, cioè lei è il Dipartimento di Stato, l'ambasciatore americano a Kiev e il senatore McCain, ci sono i video, io metto il link nel libro e sbobbino anche tutto il discorso, il senatore McCain dice continuate così perché per voi si apriranno le porte dell'Europa. Cioè un senatore americano parla sul palco a Kiev, ingerenza quindi in un altro Stato, e parla a nome dell'Unione Europea. Che non è che vi si apriranno le porte degli Stati Uniti, vi si apriranno le porte dell'Europa. E noi dell'Unione Europea,
dico noi, mi è venuta una bolla quando sono venuto dell'Unione Europea, dopo aver messo un po' di crema. L'Unione Europea ha accettato tutto questo, sapendo che ovviamente che erano delle provocazioni a Putin senza precedenti, ma se Putin fosse caduto in queste provocazioni prima, entrando quindi in Ucraina, intervenendo, chi sarebbe rimasto realmente vittima di quell'intervento erano i popoli europei. L'Unione Europea, che aveva tutto da perdere da un conflitto tra la Russia e l'Ucraina, quindi dovendo chiudere tutti i rapporti col suo principale fornitore di gas, e ovviamente i popoli europei per quelle che sarebbero state poi le conseguenze e le sanzioni. Cosa che non è successa nel 2014, perché quando loro hanno fatto tutto questo in maniera così plateale, era per far intervenire Putin. Volevano che Putin entrasse in Ucraina nel 2014, era già tutto organizzato. Per questo il filantropo Soros fa la dichiarazione ai giornali: ho finanziato, ho rovesciato, la signora Nuland si fa trovare in piazza con i panini per i rivoltosi, McKenna sale sul palco. Putin però si era trovato davanti a un bivio: o interveniva come voleva fare, sarebbe rimasto distrutto perché non aveva le spalle coperte, o aspettava che un'altra grande superpotenza mondiale potesse coprirgli le spalle, ma ci volevano anni. Si è dato una miriade di pizzichi sulla pancia, avrà le bolle pure lui addosso, e ha aspettato il momento opportuno. Ma questa cosa è stata preparata nel 2014, e nel 2014 doveva venire, che adesso vi ho parlato di questa prima fase, poi dopo vediamo anche la questione dei laboratori, di tutto quello che stanno facendo gli americani in Ucraina. Questo non può smentire nessuno. Eccolo qua: Nuland e Piat planning regime change in Kiev, pianificando il cambio di regime a Kiev. E tutto questo è normale per i media italiani, tutto normale. Poi adesso abbiamo un ex presidente russo che dice: adesso che andate a votare, non votate con gli stupidi che vi hanno trascinato in guerra. Ingerenze russe in Italia inaccettabili. Tutti i media indignati, un giornale, siamo indignati. La Russia interviene nelle nostre elezioni. Cioè, questi pianificano un cambio di regime, vanno a parlare sui palchi, armano gli ucraini, fanno i discorsi in piazza, non se ne è accorto nessuno. È tutto normale. Però di fronte a questo sbattono la testa, perciò io chi si aggiletti, fammelo presente. Posso avere 5 minuti in TV per far vedere 5 slide? Chi si aggiletti? Sì, però prima devi venire in un servizio che... Poi dopo lo farai, perché la sua idea era: prima lo sputtaniamo, facciamo, poi dopo, così quello che andrà a dire, che poi non mi hanno fatto dire, perde valore. E mi invitano in questa trasmissione, che io entro in sala e trovo una scritta grande a terra: pro Putin Novax. Così, detto, dove mi siedo, sul pro Putin, sul Novax, e mi metto in mezzo, così poi la gente decide. Questi, ma io ho accettato quella provocazione, li ho messi a posto a dovere, non so se avete visto la puntata, e dato che li ho messi troppo a posto, l'impegno preso per farmi tornare la settimana successiva ovviamente non è stato mantenuto. È stata l'ultima volta che la TV mi ha visto, ma chissà quanti anni faranno passare. Vabbè, non hanno capito se lo proputino Novax, vabbè, questo è... Questo è bellissimo, questo poi è il massimo, perché... Noi abbiamo parlato di ingerenze americane in Ucraina. A un certo punto però l'Unione Europea chiama, una persona a nome dell'Unione Europea, chiama l'ambasciatore americano a Kiev e dice: guarda che vogliamo avere anche noi un ruolo nel governo in Ucraina. Quindi gli ucraini non li hanno mai pensati, nessuno ha chiamato gli ucraini o quelli che hanno organizzato le proteste, quelli non servono a nulla, era solamente una cosa di facciata. Si chiamano invece tra di loro i neonazisti che volevano il loro posto, l'Unione Europea che voleva piazzare i propri uomini, gli americani che intanto aveva dato incarico ad una organizzazione per selezionare il personale. Arriva questa chiamata dell'ambasciatore americano a Victoria Nuland del Dipartimento di Stato e dice: guarda che l'Unione Europea vuole mettere anche lei qualche uomo al governo. Victoria Nuland, in un'intercettazione telefonica, risponde: l'Unione Europea si fotta, in Ucraina comandiamo noi. Cioè, questa Unione Europea si fotta è un'intercettazione che trovate, che è uscita, questo è il Corriere della Sera, fuck ha detto, proprio fuck UE, cioè che vada a fanculo, in Ucraina ce la vediamo noi. E questa cosa, quando è uscita fuori, voi direte, è successo uno scandalo. Che cosa sarà successo? Tutti i giornali hanno fatto, sì, hanno pompato lo scandalo, ma che i russi avessero rilasciato queste dichiarazioni. Come si sono permessi di spiare una dichiarazione ai russi? Cioè, tutti i giornali
hanno puntato il dito contro i russi che hanno rilasciato questa dichiarazione e non contro un personaggio che a nome degli americani mandava a fanculo l'Unione Europea perché volevano essere loro gli unici ad avere bocca su un governo che dovrebbe essere democratico. Voi non troverete, cioè questa l'hanno chiamata la gaffa, dico la gaffa, cioè questa è la gaffa. E lei è rimasta al suo posto, non solo, adesso ne vedremo altri. Come se non bastasse, intanto dice, vabbè, Putin ancora non è intervenuto, secondo me non lo abbiamo provocato abbastanza, dobbiamo fare qualcosina in più. Abbiamo portato i panini in piazza, abbiamo mandato a fanculo l'Unione Europea, abbiamo messo i neonazisti al governo, ci siamo fatti vedere sul palco, questo ancora non interviene. Continuiamo e fanno atterrare a Kiev un tale di nome Joe Biden. Joe Biden atterra a Kiev, si fa anche lui il giro a nome di Obama, si fa anche lui il giro della piazza, senza panini perché già avevano mangiato, lui stava senza panini, arriva e pensa bene di portare il figlio Hunter, che intanto avevano cacciato dai riservisti americani per problemi di cocaina, quindi era stato appena riformato per problemi di cocaina, lui decide bene di portarlo in Ucraina e di farlo assumere dalla principale compagnia del gas ucraina, la principale, la Burisma, a $50,000 al mese per consulenze. C'è uno che non sa veramente, avete mai visto le foto del figlio di Biden? Non sa neanche come si chiama, prende 50, non distingue una lampadina da un fiammifero, e lo hanno chiamato, gli hanno dato $50,000 al mese per fare consulenze alla prima compagnia del gas ucraina, insieme a tale Joseph Copperblech, che non proveniva dai Boy Scout americani, ma era un ex capo del centro antiterrorismo della CIA. Questi sono gli uomini che gli piazzano nella compagnia del gas. Quindi al governo, compagnia del gas, in piazza, e tutto questo è tutto normale per noi. Noi dobbiamo mandare le armi perché l'Ucraina è un paese democratico, deve poter aspirare alla democrazia. Ce lo siamo ricordati adesso. Qualcuno però mi dice, aspetta Francesco, però tu non hai detto una cosa e non è corretto da parte tua. Tu devi dirlo che gli americani esportano democrazia, perciò fanno tutto questo. Certo avrei visto qualche ingerenza che non dovrebbero fare, qualche metodo poco democratico, ma loro esportano democrazia, quindi è il risultato finale che conta. E io in realtà ho fermato il libro e ho detto, cavolo, non lo posso pubblicare più. Poi mi è venuto un dubbio, ho detto, ma andiamo a vedere i risultati di questa operazione democratica, che può essere, dice, Ucraina, primo paese al mondo per... Va, andiamo a vedere. Ecco i risultati di Transparency International. L'Ucraina nel 2018 diventa il paese più povero d'Europa e poi, come per il canto, affonda nel mare della corruzione, diventa il paese più corrotto in Europa. Questo è il risultato dell'esportazione della democrazia americana. Qui nel 2014 fanno cadere un governo, ne mettono un altro e questi sono i risultati. Poi c'è la situazione, eccolo qua, intanto Victoria Nuland, la vediamo del Dipartimento di Stato che forma il nuovo governo, fa delle riunioni, la vediamo con il primo ministro che ha scelto lei, la vediamo con il capo della rivolta, questo è l'ex pugile che la gente pensava che un pugile che improvvisamente si era svegliato la mattina, stanco del governo ed era andato in piazza a protestare. Scopriamo che invece è stato formato per 4 anni in Germania al centro Adenauer, dove formano per 4 anni, quindi già avevano organizzato tutto molti anni prima, già sapevano anche chi doveva presenziare in piazza, tant'è vero che lui si trova in piazza la sera in cui il presidente ucraino non firma gli accordi con l'Unione Europea. Lui era già in piazza con un controllo, era già pronto a partire. Poi scopriremo anche, io poi scoprirò nel libro, e questa è stata per me una grande sorpresa, perché il presidente Yanukovych, anch'io sbagliavo e dicevo il filo russo, invece mi sono reso conto, andando ad analizzare tutte le conversazioni reali, quindi che sono state pubblicate anche da diversi giornali tedeschi, quindi andando a vedere tutto il reso conto, questo poverino ha fatto di tutto per accettare quegli accordi, gliele hanno resi impossibili, cioè ci sono le conversazioni in cui lui, prima di andare a Vilnius, dove poi dirà no all'Unione Europea, va dal premier austriaco, che è amico suo, e dice, come è possibile che mi stanno rendendo impossibile la firma di questi accordi?
Cioè, se io li firmo, ho massacrato il mio popolo, è la fine per me, per quello che mi stanno chiedendo e per quello che non mi stanno dando. Tant'è vero che lui si rivolge al Fondo Monetario Internazionale e dice: io ho fatto una stima di quello che io perdo nel chiudere i rapporti con Putin. Se voi mi potete garantire un aiuto, solo in quel caso io posso valutare questa soluzione. E il Fondo Monetario Internazionale, ho letto la risposta, la metto nel libro, dice: no, non siete ancora una democrazia matura, noi non possiamo farvi prestiti. Quindi da una parte li obbligano a firmare una cosa, dall'altra non gli voglio dare i prestiti per tutto quello che loro andrebbero a perdere. Lo hanno chiamato il filo Putin, capisci? Lui, se vedi le conversazioni, ci sono nel libro, è uno dei pochi, lui a un certo punto supplica a dire: perché non mi aiutate? Io ho capito dopo perché non l'hanno aiutato. Perché a gestire i rapporti tra il governo ucraino e il Fondo Monetario Internazionale danno in carico a Victoria Nuland, che aveva interesse a far rifiutare quegli accordi perché già aveva organizzato la rivolta di piazza, già avevano organizzato come prendersi il governo. Se Yanukovych avesse firmato, restava comunque un presidente non contrario a Putin, quindi una persona che mediava sia con l'Unione Europea che con la Russia, che poi è l'arma vincente dell'Ucraina, sarebbe quella, mediare tra le due superpotenze e non schierarsi. Dato che lei aveva già organizzato tutto, aveva bisogno della mancata firma da parte di Yanukovych, perché la sera stessa della firma già avevano loro in piazza, già la sera, cioè alle 16 lui ha rifiutato Yanukovych la firma, alle 20 già erano tutti in piazza, organizzato proprio a pennello. Per non farlo firmare ha voluto gestire lei i rapporti tra il Fondo Monetario Internazionale e il governo ucraino, e ovviamente il Fondo Monetario Internazionale ha rifiutato tutte le offerte chieste dal presidente, che definiscono filo russo, ma non lo è. Tant'è vero che non firma e si va in comincia la rivolta. Qua vediamo Zelensky che entra in una lobby filoamericana che si chiama YES, acronimo di Yalta European Strategy, una lobby nata per gli interessi della NATO e dell'Unione Europea in Ucraina. Lui entra in questa lobby e è davanti ad un pubblico fortemente ovviamente filo statunitense, dice che l'Ucraina si batterà per il ritorno della Crimea e non solo a parole. Quindi ennesima provocazione nei confronti di Putin. In Crimea c'era stato un referendum. Con chi condivide questa lobby? Cioè, chi lo ha voluto in questa lobby? Eccola qui. Guardate come sono bellini. Carini, eh? Victoria Nuland e Zelensky nella stessa lobby. Questa è considerata la succursale ucraina del World Economic Forum. Tant'è vero che si riuniscono quando parallelamente c'è il World Economic Forum e poi fanno il pranzo del World Economic Forum insieme ai membri di questa lobby, dove sono tutti i peggiori oligarchi, oltre ad esserci i vertici della NATO, i vertici delle forze armate americane, in questa lobby nella quale va Zelensky, che poverino noi stiamo aiutando. Poi arriviamo alla questione del biolab in Ucraina. E qui, quando io ho cominciato a prendere in mano per la prima volta questo argomento, tutti quanti: no, sei pazzo, ti daranno del complottista, la questione del biolab è stata smentita da tutti i giornali. Ho detto: no, facciamo così, pubblichiamo i giornali che l'hanno smentita e poi li commentiamo. Tant'è vero che nel libro pubblico i fact checker che dovrebbero smentire quello che io vado a raccontare. La bufala sugli Stati Uniti che possiedono una rete di laboratori di armi biologiche nell'Europa orientale. Cavolo, è una bufala allora. Leggiamo ancora meglio. Affermazioni di funzionari russi secondo cui gli Stati Uniti controllerebbero una rete di laboratori di armi biologiche a ridosso dei confini russi nell'Europa orientale è una bufala della Russia. Quindi non controllano nessuna rete, non stanno facendo armi chimiche. E cosa stanno facendo? Gli Stati Uniti forniscono aiuti ai laboratori ucraini. Dal 2005, quando il Ministero della Salute dell'Ucraina e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno siglato un accordo inteso a limitare la minaccia del bioterrorismo, implementando salvaguardie su patogeni mortali derivanti dai programmi per le armi biologiche dell'era sovietica. Quindi fermi tutti, non stanno facendo armi biologiche. Si sono offerti di custodire loro, con il Dipartimento della Difesa americano, dei laboratori che contengono pericolosi agenti patogeni che potrebbero, se caduti in cattive mani, essere usati come armi biologiche. Quindi gli americani hanno detto: non vi preoccupate, li custodiamo noi. Voi ci mettete il Ministero della Salute, perché è una cosa per la salute pubblica,
Noi ci mettiamo il dipartimento della difesa, ci hanno reso i militari ad entrare lì a custodire questi agenti patogeni. Questo è il contratto originale che io pubblico, dove è scritto tutto. Potrebbero essere usate per lo sviluppo di armi biologiche, se cadute in cattive mani. Ora voi mi dovete spiegare perché per Putin le cattive mani non dovevano essere quelle degli americani. Cioè per voi erano buone mani quelle degli americani che custodiscono gli agenti patogeni? Pericolosi. Perché non è stata fatta una commissione internazionale, è stata affidata perché agli americani? Ora qualcuno mi dice però com'è possibile che i ministeri della difesa poi abbiano accettato di firmare questa cosa addirittura in due paesi? Perché io poi mi sono reso conto che questo accordo che io ho trovato in Ucraina, che hanno firmato, ed è ufficiale, questo è sul sito governativo, lo avevano già fatto anche in Georgia, e in Georgia c'era già stata l'anno prima un'altra rivolta chiamata la rivolta delle rose, dove hanno rovesciato un governo e avevano messo un presidente che addirittura si faceva soprannominare l'americano. Però la cosa più divertente, no, cioè poco divertente, però prendiamola così, perché vabbè, questi sono gli accordi dove dicono: mi raccomando, si tratta tutto quello che accade lì, si tratta di segreto di Stato dell'Ucraina, con una sola eccezione, può essere condiviso col Dipartimento della Difesa americano. Un piccolo cavillo che metto proprio per... dice, vabbè. Eccoli qua la firma. Da una parte, aspetta, faccio delle immagini, che sembrano due immagini gemelle. Bush che firma con Shagasbiri, presidente georgiano detto l'americano. Eccolo qui. Lui invece è il presidente ucraino che aveva la moglie americana che lavorava per la Casa Bianca. Però qui adesso qualcuno mi chiederà, ho capito, però gli ucraini e i georgiani pure sono stati complici di tutto questo, perché comunque hanno firmato questi accordi. E qui salterete alla sedia adesso, ve lo dico. Siete pronti? Allora, il ministro della sanità georgiano diventa il ministro della sanità ucraino. 19° ministro della sanità dell'Ucraina, ministro della salute della Georgia. Sulla stessa Wikipedia, la stessa parte. Cioè hanno trasferito uno da una parte all'altra. Dopodiché, non basta, il presidente della Georgia, l'americano, lo fanno diventare governatore di Odessa, in Ucraina. Cioè il presidente della Georgia, detto l'americano, finisce il suo mandato nel 2013, nel 2014 va in Ucraina a combattere in quella famosa rivolta, tant'è vero che il giornalista Gian Michalessini è andato a intervistare i cecchini che hanno sparato sulla folla, per la prima volta quei cecchini hanno detto: noi siamo georgiani ed eravamo uomini di Shagasbiri, ci hanno detto di fare una missione in Ucraina, non sapevamo cosa, e poi ci hanno ordinato di sparare sulla folla, dove prendo. Questa è una dichiarazione fatta addirittura all'epoca Matrix, non la mia casa editrice, Matrix, la trasmissione televisiva. Ed erano georgiani, uomini di Shagasbiri, tant'è vero che Shagasbiri, da presidente della Georgia, diventa il governatore dell'Oblast di Odessa e poi presidente del Consiglio delle Riforme dell'Ucraina con Zelensky. Cioè questo è un clan quello che stiamo vedendo, guidato dagli americani. Poi se i media mi stimano mi possono dire: come mai accade una cosa del genere? Ministro di un paese che diventa il ministro della salute di un altro, il governatore di un oblast che era precedentemente il presidente dell'area. E poi arrivano invece le mail dal laptop di Hunter Biden. Guardate, Daily Mail. Hunter Biden ha contribuito a garantire milioni di finanziamenti per l'appaltatore statunitense in Ucraina specializzato nella ricerca sui patogeni mortali. Quindi mentre custodivano questi laboratori con patogeni mortali, il figlio del presidente degli Stati Uniti finanziava degli studi e degli esperimenti. Questo lo dice l'AGI, spuntano i contatti con lui, quindi tutte le fonti ufficiali che trovate anche nel libro, tutte le foto. Vi leggo solo questo e poi concludo. Le mail di Hunter Biden dimostrano che ha contribuito a ottenere milioni di dollari di finanziamento per la Metabiota. Questa Metabiota è l'appaltatore del Dipartimento della Difesa specializzato nella ricerca sulle malattie che causano pandemie. Daily Mail non è il sito complottista.org, Washington Post. Quindi c'è questa Metabiota che si occupa di studi sulle patogeni che causano pandemia,
che veniva finanziata dal figlio del vicepresidente americano, il figlio del presidente hanno investito $500,000 in Metabioto attraverso la loro azienda Rosemont Seca Technology. Hanno raccolto diversi milioni di dollari di finanziamenti per la società da giganti degli investimenti, tra cui Goldman Sachs, Mario Draghi, Mario Monti, e lei, tutti qua, quelli che ci hanno dato. Goldman Sachs è quella che ci ha dato due presidenti del consiglio, ci ha dato anche di più, ci ha dato Prodi, ci ha dato Draghi e ci ha dato Monti, quindi tre presidenti del consiglio, questi signori che poi si sono messi a giocare un po' con gli agenti patogeni così. Tutto questo ai confini con la Russia, però Putin è un invasore, è un pazzo, si è svegliato una mattina ed è impazzito. Intanto la Metabiota, quindi il vicepresidente di Metabiota, intanto va a fare, questo anche è Science and Technology Center in Ucraina, Mary Gutierrez, il vicepresidente di Metabiota, che è quell'organizzazione che si occupa di studiare i virus e gli agenti patogeni pericolosi, è vista ad un incontro con militari statunitensi ed ucraini. Eccola qua. Science and Technology Center in Ucraina. Pure questo è tutto normale. Tutto normale. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Queste sono le mail originali, nel libro pubblico le fotografie, perché tanto queste sono tutto ufficiale. Nell'aprile 2014 la vicepresidente di Metabiota, Mary Gutierrez, ha scritto un promemoria ad Hunter Biden in cui delineava come avrebbero potuto... Un attimo di suspense. Occhi, questi qua... Le posso leggere anche 100 volte, ma mi ho sempre fermato. La Presidente, Vicepresidente di Metabiota, scrive ad Hunter Biden per delineare come avrebbe potuto affermare insieme a loro l'indipendenza culturale ed economica dell'Ucraina dalla Russia. Cioè lei è la vicepresidente di un'organizzazione che si occupa di pandemie, di virus, scrive al figlio del vicepresidente degli Stati Uniti che sta finanziando un progetto che si chiama Science Ukraine e gli dice: ti possiamo aiutare ad affermare l'indipendenza economica dell'Ucraina dalla Russia. Come? In che modo? Dato il lavoro che fa questa gentile signora, come avrebbe pensato di garantire l'indipendenza dell'Ucraina dalla Russia, lei che si occupa di virus? Non è dato saperlo, però questo è tutto ufficiale. Poi vediamo che questa Metabiota ha anche stretti legami con il simpaticissimo One Institute of Virology, sospettato di essere fonte dell'epidemia di Covid-19, ma tutto questo non ha indignato il mondo, non ha indignato gli italiani. Quello che ha indignato gli italiani è che c'è un pazzo che si chiama Putin che si è svegliato una mattina e ha detto: ma che, mi vado a prendere un paese perché non voglio che quel popolo, con un governo eletto democraticamente, possa continuare a esercitare la sua brillante democrazia. A questo aggiungiamo, e non ne ho parlato in un capitolo a parte che non affronteremo adesso perché abbiamo concluso, c'è anche un accordo che era stato preso di non espansione della NATO. Mi rialzo perché anche questo mi interessa particolarmente. Stai facendo ginnastica? Sì. La NATO scrive: non vi preoccupate, non andremo un metro ad est. State tranquilli, state sereni. Stai sereno. Stai sereno. Ucraina, Russia, stai serena. Eccolo qua, quello che hanno fatto nel 2022. Ne hanno messo una addirittura dalla vicina di casa di Putin, c'ha una base NATO pure sull'avanzare del balcone fuori casa di Putin. Tutto questo, e concludo, è il motivo principale del perché il conflitto è nato. Grazie. Ovviamente, tempo. No? Grazie. Ti
dicevo, io ovviamente provo nel racconto a sdrammatizzare anche un po' quello che poi è un racconto drammatico, per renderlo un po' più leggero, per, anche per farvi riflettere, per evitare che poi sia una presentazione pesante. Però rendetevi conto che quello che vi ho raccontato ha delle conseguenze drammatiche anche su di noi, lo stiamo vedendo, perché noi oggi stiamo finanziando una guerra nata da queste dinamiche qui. È ovvio che se un pazzo entra in un paese, uccide tutti i cittadini, li bombarda senza motivo, a quel punto dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, chiudere i condizionatori, chiudere le aziende, dire ok, l'umanità viene prima di tutto. Ma se i meccanismi sono questi che abbiamo visto, dovremmo tutti quanti sederci e riflettere se vale la pena distruggere poi un paese per delle dinamiche che erano state organizzate, pianificate, da chi oggi invece ci dice di essere dalla parte giusta della storia e invece ci sta trascinando dalla parte assolutamente sbagliata del conflitto e della storia. Grazie ancora a tutti, grazie. Questa ulteriore inchiesta, che è una delle tante.